Interrogazione e risposta immediata, rubricata al numero 164. Firmatario al consigliere Biolè. Prego. Grazie Presidente. Dunque, noi sappiamo dell'importanza del sito di cui in questione all'interrogazione, sito preistorico e protostorico della Maddalena di Chiomonte, e sottolineiamo l'importanza dell'incremento di investimenti per i beni culturali in un'ottica di sviluppo turistico e di conseguenza occupazionale. Non dissociamo, come invece a volte avviene in questa giunta, l'investimento sul settore in esame da quello sull'occupazione. L'interrogazione in questione vuole porre l'attenzione sull'opportunità di avviare un progetto tramite finanziamento da parte della società Arcus e l'opportunità soprattutto di avviare i lavori di potenziamento di questo sito turistico in esame. Ricordiamo ai colleghi la società in oggetto, che è nata nel 2004 di proprietà del Ministero dell'Economia, è stata al centro di cronache per un'indagine di finanziamenti erogati nel 2005 per il restauro del palazzo di propaganda Fide. Tornando all'oggetto, lungi da noi voler trovare a tutti i costi gestioni poco trasparenti, possiamo sorvolare forse sulla vicinanza del Presidente dell'Associazione Giudicataria con uno dei membri della Giunta regionale, ma non possiamo non evidenziare il fatto che il finanziamento del progetto appare quasi come un intervento di compensazione a priori e rischia di non avere effetti benefici per il territorio stesso. La nostra idea sulle compensazioni non è cambiata, solo ci pare doveroso evidenziare che non è stato tenuto in conto che l'eventualità dell'inizio dei lavori della nuova linea Torino-Lione potrebbe costituire sicuramente un ostacolo per lo sviluppo del progetto finanziato da questa Arcus. Grazie. Grazie. La parola all'assessore Maccanti per la risposta. Prego, assessore. Grazie Presidente. Nell'impossibilità dell'assessore Coppola essere presente nella seduta di Question Time, ovviamente in segno di grande rispetto per questa innovazione introdotta dal regolamento, ho dato la mia disponibilità a voler illustrare ai consiglieri interroganti quelle che sono gli elementi forniti dagli uffici. Per quanto riguarda nello specifico il quesito posto dagli interroganti, che in relazione ai finanziamenti Arcus per l'area archeologica della Maddalena di Chiomonte chiedono se, tenuto conto che quell'area potrebbe essere tra qualche mese inaccessibile a causa degli eventuali lavori per la realizzazione della nuova linea Torino-Lione e conseguenti eventi ad essi riconducibili, se sia oculata appunto la scelta di finanziamento, devo segnalare che la direzione infrastrutture sottolinea come l'area di cantiere del tunnel geognostico La Maddalena sia limitrofa all'area del museo archeologico e che le potenziali interferenze di natura indiretta sono state giudicate dalle sovrintendenze archeologiche competenti in termini positivi. Per quanto riguarda invece l'assessorato regionale alla cultura, l'assessore regionale tiene a precisare come la Regione Piemonte non abbia né titolo né competenza sui progetti finanziati da Arcus. Arcus, come avete sottolineato in parte anche voi, la società per lo sviluppo dell'arte e della cultura dello spettacolo S.p.A. è stata costituita nel mese di febbraio 2004 con atto del Ministero per i beni e per le attività culturali ai sensi della legge 16 ottobre 2003 numero 291. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'Economia, mentre l'operatività aziendale deriva dai programmi di indirizzo che sono oggetto dei decreti annuali adottati dal Ministro per i beni e per le attività culturali, che esercita altresì i diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture. Arcus del resto può anche sviluppare iniziative autonome. Le risorse del fondo Arcus messe a disposizione per il Museo Parco Archeologico di Chiomonte saranno percepite e gestite dal Comune di Chiomonte con procedure a evidenza pubblica, così come previsto dal quadro normativo di riferimento. Il progetto cui fa riferimento l'interrogazione, tale progetto denominato il Museo e il Parco Archeologico di Chiomonte verso un museo del paesaggio, è stato presentato nell'aprile del 2009 dal Comune di Chiomonte a firma del sindaco
Lorenzo Pinard. Il responsabile della progettazione è l'associazione No Profit Lucas, presieduta da Roberto Beccaria, il quale ha collaborato gratuitamente alla stesura del documento. Inizialmente il progetto aveva un costo preventivato di 1 milione di euro, con eventuali cofinanziamenti di Regione per 25.000 euro e della Comunità Montana Alta Valle di Susa per 5.000 euro. Successivamente, in data 4 giugno 2010, il Comune di Chiomonte ha trasmesso per conoscenza all'Assessorato alla Cultura Regionale e alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici la richiesta di finanziamento a valere sul piano di interventi Arcus per un importo complessivo di 835.000 euro. Here we go, look out, here we go, get it.